ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul canale. Vi avevo promesso questo video hair care routine, che ormai l'ultimo che ho fatto risale a tantissimo tempo fa. Quindi ci siamo, vi faccio vedere tutto quello che utilizzo a casa quando lavo i capelli. E niente, vi spiego come uso le cose, eccetera eccetera. Partiamo però da prima: che tipo di capello io e che tipo di colore ho. Che tipo di colore ho? Ho salutato 2 mesi e mezzo fa circa il ramato, perché ero stufa della ricrescita e comunque di dovermi fare sempre la tinta, di dover andare sempre al parrucchiere, perché io non faccio il colore a casa, non pasticcio, non sono capace e lascio fare a chi lo sa fare meglio. E quindi mi ero proprio stufata, perché era sempre una condanna. Ho deciso di tornare alla mia base naturale, che è questa che vedete, è un castano chiaro, non so il numero. Quindi ho rifatto la mia base naturale, che non ho più ritoccato perché poi siamo stati in quarantena, quindi non ho più avuto modo di tornare a fare il colore. E ho però fatto delle chiariture, ho fatto un lavoro di balayage per dare un po' di luce al viso, dare anche un po' di gioco nei capelli, per movimentare un po' il colore, per non fare una cosa molto piatta e scura, perché io non mi ci vedo, se mi trucco tanto mi ci vedo con i capelli scuri, se mi trucco niente o poco no. E quindi, per darmi un'aria un po' più sana, ho optato per questo colore, che devo dire forse è tra i colori che ho fatto nella mia vita quello che gestisco meglio, mi piace di più e mi sembra il più naturale per me. Che tipo di capello ho? Io ho un capello normale, non ho né una cute secca né una cute grassa, ho un capello normale. Questi sono i miei capelli asciugati con phon e la spazzola, che poi vi faccio vedere. Quindi non ho un capello mosso, un capello comunque pesante. Sono pesanti perché ho un taglio pari, non amo il taglio scalato, quindi io li porto, se lunghi, possibilmente sempre pari. E quindi, essendo anche pesanti, pesano e diventano lisci da soli. Meraviglioso. Quindi ecco, diciamo che ci devo fare veramente poco. Soffro però, come non citarla anche in questo video, di dermatite. A fasi alterne, chi soffre di dermatite al cuoio capelluto lo sa, è una cosa che non sparisce facendo così, anzi il consiglio che do io a tutti quelli che ne soffrono: fateci pace il prima possibile, perché più prima vi mettete l'anima in pace e meglio la gestite e la vivete, perché per chi ne ha sofferto o ne soffre sa di cosa parlo. È anche una cosa abbastanza imbarazzante, perché ci troviamo sempre pezzi di cute tra i capelli, quindi insomma nei momenti acuti è una bella rottura. E ve lo dico per esperienza, soffrendoci da tanti anni e avendo provato di tutto, avendo cambiato dermatologi e avendo fatto qualsiasi cura con loro. Poi non vi dirò che cure ho fatto e come la risolvo con nessuna cura, perché ognuno di noi poi ha un tipo di capello e esistono i dottori, bisogna andarci. Però comunque il consiglio spassionato è: conviveteci. Iniziamo dai prodotti, da quello che faccio quando devo pulire bene la cute, quindi quando magari ho una situazione di tanta cute da dover eliminare, morta, e ho bisogno di pulire e rinfrescare il cuoio capelluto, utilizzo sempre uno scrub. Adesso sto utilizzando questo qui di Natura Siberica. È una linea, questa, di cui ho provato anche altri prodotti di cui poi vi parlo, all'olivello spinoso. Va bene per tutti i tipi di capelli, è un scrub appunto purificante, che va a stimolare anche la crescita dei capelli. In realtà su questa cosa io bypasserei, slitterei, perché non so che dirvi, però sul fatto che pulisce benissimo la cute, sì. L'unica cosa che non mi piace è il pack, perché come vedete è proprio un classico tubo, quindi quando voi lo dovete andare ad applicare la consistenza è anche molto liquida e dovete proprio distribuirvela bene con le mani. Io faccio di solito tutto questo lavoro, lo faccio direttamente in doccia, così poi sciacquo tutto,
non mi piace tanto rispetto allo scrub che avevo usato in precedenza. Io venivo da un prodotto di Medavita, un altro brand che mi è piaciuto tantissimo, che è appunto uno scrub. Vi metto una foto e comunque ve lo lascio linkato giù nell'info box, vi scrivo tutti i prodotti che cito giù nell'info box. Avevo usato quello scrub e mi ero trovata benissimo, soprattutto per l'applicatore, perché è fatto a beccuccio, quindi ha questo beccuccio sottile che vi permette di andare direttamente con il prodotto a distribuire e poi a massaggiare. Era anche un po' più pulito da fare come scrub, quindi mi era piaciuto tanto, e una volta che avrò terminato questo passerò di nuovo a quello. Visto che siamo in tema dermatite, vi faccio vedere lo shampoo che ho adesso al momento in uso quando mi si ripresenta, e sto usando questo qui di Intra. Intra fa parte del gruppo Arbor, quindi il gruppo Phytorelax, per farvi capire, ed è una linea di prodotti eco bio, vegan oak, senza slash, parabeni, oli minerali, colori artificiali, silicone, insomma pulita, delicata. Avevo usato in precedenza un loro shampoo che si chiama olio shampoo, sebo regolatore, e mi era piaciuto tantissimo. Ho voluto provare questo qui, che è la versione shampoo, perché quello... sì, me li puliva bene, però mi dava l'impressione che me li sporcasse più facilmente, più velocemente. Non so se magari capitava in quel momento quando lo utilizzavo, oppure è proprio una costante di quello shampoo. Quindi ho voluto provare questo, che è uno shampoo biologico idratante, aloe vera e mela verde, per capelli delicati. Rispetto all'olio shampoo fa un po' più schiuma, lava proprio bene, delicatissimo, soprattutto quando la cute è irritata, non mi dà fastidio, non mi peggiora la situazione, niente, e vado tranquilla, proprio serena ad utilizzare questo shampoo. Adesso invece parliamo di quando ho la cute normale, quindi quando la dermatite non c'è, e sono due le linee che vi faccio vedere, che tra l'altro ho finito tutte, l'ultimo shampoo, ho finito tutti i prodotti, e quindi vabbè, adesso utilizzerò solo quello idratante alla mela verde, perché voglio finire tutto il resto dei rimasoli che mi è rimasto. Però iniziamo dai miei preferiti, dalla mia combo preferita. Questa io la consiglio soprattutto se avete i capelli decolorati, balayage, mesh, come i miei, perché è una linea che mi ha non dato soddisfazioni di più. Secondo me mi ha anche migliorato proprio la durata del colore. Ed è una linea di Phyto Color, quindi la linea con shampoo e maschera protettrice del colore. Buonissima! Pack finiti, stupendo questo della maschera, anche se... porca miseria, per farla arrivare fino in fondo ho dovuto ingegnarmi con quella cosa, sapete, dei tubetti fatti così, che era troppo buona per sprecarla. Mi sono trovata benissimo, non mi ha mai dato problemi, mai, non mi ha mai irritato, niente, i capelli puliti fino al lavaggio successivo, cioè insomma abbastanza, io cerco di lavarli ogni 5 giorni, 4-5 giorni, non troppo spesso, e mi sono sempre trovata molto bene, veramente, una linea che mi mancherà molto. Poi, un'altra linea, sempre per capelli colorati, ma un po' più economica, è questa di Brochet. Questa qui, anche questi prodotti ve li ho fatti vedere nel video dei prodotti finiti, perché sono finiti, e avevamo lo shampoo latte, sono senza solfati, senza siliconi. Tutti i pack sono in plastica riciclata, vabbè, i Brochet un po' lo conosciamo come brand, quindi sappiamo il concept che c'è dietro. Quindi shampoo e balsamo, buoni, finiti, anche questi non mi hanno mai dato problemi, neanche di prurito, niente. Mi è rimasta da finire la loro maschera, che utilizzerò e che finirò adesso come maschera dopo shampoo, e anche questa mi è piaciuta. Devo dire che fra il balsamo e la maschera, forse preferisco il balsamo, perché la maschera sì, li idrata bene, li nutre bene, ma un pochino più pesante, quindi se avete il capello già liscio di vostro, o comunque un capello sottile, ho paura che un po' ve li appesantisca, mentre il balsamo è comunque idratante, nutriente, districa perfettamente. Se dovessi ricomprare fra i due, ricomprerei il balsamo, però anche la maschera, quindi la uso.
Una linea invece di cui non ho più lo shampoo perché l'ho finito tantissimo tempo fa e quel sacchetto di prodotti finiti l'ho buttato, è una linea che vi consiglio se avete i capelli danneggiati o molto secchi, ma tanto tanto danneggiati, è questa qui che vi facevo vedere prima di Natura Siberica all'olivello spinoso. Allora, dello scrub abbiamo già parlato, avevo lo shampoo e questa è la maschera. Non ho finito la maschera perché è tantissimo, ma tanto ricca. Infatti, come potete vedere, ecco, cioè, la uso però veramente con parsimonia. Nonostante io abbia i capelli decolorati, per me è a volte troppo idratante. La faccio solo quando mi sento, quando arrivo allo shampoo, che mi vedo i capelli tipo paglietta. Allora so che con questa mi torna tutto normale, è veramente idratante anche lo shampoo, quindi se state cercando una linea per capelli secchissimi, assolutamente. Quindi abbiamo fatto lo shampoo, abbiamo messo la maschera, ok, pettino i capelli, li pettino da bagnati con, dipende, quello che ho sotto mano, se non in pettine la spazzola di legno. Questa qui è della Tech e mi sembra pure questo, però non c'è più scritto niente. Comunque ce li ho da tantissimi anni, mi trovo benissimo, pettine, spazzola, top. Poi metto tutto in un turbante e se ve lo state chiedendo, io uso l'asciugamano normale. Ho anche l'Aquis, che quel turbante specifico per i capelli bagnati che vendono da Sephora, ce l'ho, l'ho comprato. Sinceramente io non ho notato nessuna differenza fra i miei asciugamani e quello, anzi preferisco il mio asciugamano perché riesco a farmi un turbante migliore rispetto all'Aquis. Sicuramente avrà le sue proprietà, però personalmente, che dirvi, non so. E ultima spazzola che utilizzo a fine piega, quindi quando mi asciugo i capelli ho tendenzialmente a destra in giù e poi li strico un po' con le mani, quando ho finito di asciugarmeli me li spazzolo bene con la wet brush. Wet brush per me ha superato tutte le varie Tangle Teaser del mondo, è la spazzola... Sì, se fa sempre schifo rispetto a quando ve l'ho fatta vedere su Instagram, scusate, la mettiamo così. La spazzola per capelli bagnati e asciutti, sciogli nodi, migliore che io abbia mai provato. Comoda perché ha il manico, quindi la potete impugnare tranquillamente con una spazzola. Io sono innamorata delle wet brush e non amavo assolutamente la Tangle Teaser, che è comunque un'altra spazzola sciogli nodi da utilizzare comunque sempre sui capelli anche bagnati. Quindi tengo il turbante, lo tengo, non lo so, ogni volta non cronometro, però lo tengo finché insomma posso, più a lungo possibile. E poi uso un mix di due prodotti sui capelli tamponati prima di asciugarli e sono questi due. Questi sono gli unici prodotti per lo styling, tra virgolette, che uso. Il siero attivatore di luminosità, di lucentezza di Phyto, che fa sempre parte della linea Color, che come vedete è liquido, molto liquido, e, insieme a questo. Questo è sono i cristalli liquidi della linea Semi di Lino di Alpha Parf. Io sono innamorata di questi semi di lino, di questi cristalli liquidi. Non ho mai provato, fra tutti i vari oli che ho provato, cioè altre volte ho pensato di aver trovato gli oli, i semi di lino migliori per i miei capelli, ma poi questi hanno preso il posto di tutti gli altri. Buonissimi, un profumo buono, buono proprio, un po' maschile,
E poi mi piacciono, non mi ungono i capelli, non me li appesantiscono, io riesco a usarli anche nei giorni successivi a quando ho lavato i capelli, proprio per andare a dargli un po' più di luminosità, per districarli, comunque per pettinarli, e non mi ungono, non mi sporcano, mi piacciono tantissimo. Ne basta poco, una quantità minima, quindi io cosa faccio? Faccio una pushata di questo, lo metto sulla mano, una pushata di questo. Massaggio, vado a testa in giù e distribuisco tutto sui capelli tamponati. Asciugo normalmente e a fine piega, quindi quando ho finito di asciugare i capelli, riprendo sempre una goccia di questo prodotto e lo vado a distribuire appunto sulle lunghezze. Non tocco mai le radici, ma solo le lunghezze. E basta, cioè questo è tutto. Poi vediamo che cosa vi posso dire. Phon che uso, non uso un phon particolare, io praticamente ogni 10 anni lo cambio, quindi questo che ho adesso ce l'ho da tipo 7-8 anni, è della Roventa. L'unica forse cosa in comune che hanno tutti i phon che compro è il fatto di avere la tecnologia agli ioni. Poi io adesso non so se funziona o non funziona, non voglio entrare nel merito. Quello che ho io adesso è della Roventa e mi ci trovo bene, però è un phon vecchio che neanche vi faccio vedere, non so neanche più se c'è scritto il modello. Non ho paragoni con phon più famosi, più professionali, perché non li ho mai provati, magari. Un giorno li proverò e dirò ok, questo è il phon della vita, però al momento tutti quelli che ho usato sempre su questa corrente sono stati molto utilizzati, amati, non mi hanno mai dato problemi. Vi ripeto, ne cambio uno veramente ogni circa 10 anni, quindi fanno il loro lavoro e bene così. Poi, cos'altro ho? I bigodini termici, li conosciamo tutti, vi lascio il link sia nelle schede che nell'info box. Il ferro con le bolle, anche quello lo conosciamo benissimo, ve lo lascio sempre linkato. E il ferro, quello preso su Amazon con varie misure di cono. Che anche quello vi lascio linkato. Di tutti questi tre prodotti di cui ho parlato per lo styling, ho fatto precedentemente un video, quindi se vi interessa uno di questi tools, andate a vedere il video direttamente dove vi parlavo sia dell'attrezzo che vi facevo vedere proprio come faccio la piega a seconda di ogni attrezzo. E niente, quindi al momento questo è tutto quello che ho in casa, che avevo, perché molte cose, come avete visto, sono finite, e devo dire che mi sono trovata bene, anzi, mi mancano, mi mancano. Io vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video.